Un museo che è il tempio della memoria per mantenere intatta la storia di quella che fu Himera, con i suoi splendori, le sue ricchezze, i suoi incanti, ma anche per lasciare il segno su quella grande tragedia della sua distruzione, con le migliaia di morti che tornano a vedere il sole solo ora perché la mano dell'uomo inconsapevolmente ne ha violato la sepoltura. È il museo Pirro Marconi, in contrada Buonfornello a Termini Imerese, intitolato a quel Marconi, l'archeologo che tra il 1929 e il 1930 portò alla luce il Tempio della Vittoria. Ed è, come scrive Agata Villa in una breve guida, un museo per raccontare l'altra Himera, quella lambita dal mare e attraversata dal fiume. Il sito che offrì l'approdo ai primi coloni giunti dalla Grecia, il luogo delle grandi battaglie, delle vittorie e delle sconfitte, delle fosse comuni, del monumentale tempio dorico, delle vaste necropoli che gli archeologi hanno violato, sottraendo tuttavia all'oblio migliaia di individui con le loro storie da narrare e raccontare. Aperto nel mese di giugno del 2016, il nuovo plesso museale, realizzato con fondi europei all'interno di un caseggiato rurale, offre una panoramica dei principali contesti archeologici della Città Bassa a completamento dell'itinerario di visita già fruibile nell'antiquarium di Himera in collina. Storie emerse per caso durante i lavori del raddoppio ferroviario della Palermo-Messina, con una campagna di scavi durata anni e con una quantità di sepolture e resti archeologici emersi di grande rilievo. Il Museo Pirro Marconi dedica una sezione espositiva al Tempio della Vittoria e ai reperti della necropoli. Di particolare interesse è la scoperta, come dicevo poc'anzi, delle fosse comuni e delle tombe di cavalli, sicuramente connesse alle battaglie di Himera del 480 e del 409 a.C. Sono i morti di una feroce battaglia che è ancora impressa sulle fragili ossa perforate dalle armi e arrivate a noi come reperti, testimonianza ulteriore di quelle pagine scritte da Erodoto e Diodoro Siculo. Circa il 40% delle tombe è poi restituito corredi funebri che raccontano lo stile di vita, ma anche usanze a noi ancora sconosciute. Accanto ai tipici vasi Guttus Tintinnabula, cioè sorta di biberon di terracotta utilizzati per i bambini e caratteristici dei corredi funerari dei piccoli, ci sono delle tavolette con iscrizioni misteriose, scritte su lamina di piombo, con delle vere e proprie maledizioni che erano dirette a delle persone alle quali si voleva del male e venivano così affidate al mondo degli inferi. Nel museo, lo spazio destinato al Tempio della Vittoria comprende l'esposizione dei materiali rinvenuti durante gli scavi effettuati nell'area del recinto del Tempio in tre momenti diversi. Nel 1929 furono gli scavi Marconi e poi ancora nel 1966 e nel 1984-85 gli scavi condotti dall'Università di Palermo. In un'altra sala trovano posto un modello ricostruttivo del tempio, alcuni esemplari di gronde a testa leonina e un modello di gronda che riproduce la policromia originaria. All'interno del nuovo museo si può rivivere, attraverso le immagini del video, una pagina fondamentale della storia antica, la sanguinosa battaglia del 480 a.C. fra greci e cartaginesi. La successiva edificazione del Tempio della Vittoria, impresa titanica e grande esempio di architettura greca che meritava di essere illustrata. Ed infine la battaglia del 409 a.C. e la distruzione di Himera. Il percorso espositivo prosegue all'esterno, dove sono visibili alcune strutture e dei muri dell'abitato antico, sono del VI e V secolo a.C., i resti di un mulino ad acqua per la molitura del grano e un'abitazione rurale
del secolo scorso. Ma concludendo questa breve pillola, l'auspicio è che presto si possa allestire un'esposizione degli altri ritrovamenti attualmente a Palermo all'Albergo delle Povere, nei locali della ex stazione ferroviaria di Fiume Torto Bonfornello del comune di Termini, che dovrebbe diventare, uso sempre il condizionale, sede del museo da dedicare alla battaglia di Mera del 480 avanti Cristo. Ma c'è tanto ancora da raccontare sui Mera, con i suoi grandi misteri ancora da chiarire.